Cielo sereno, giornata fantastica a Milano. San Siro pronto ad accogliere le due squadre in campo. Vi parla Pierluigi Pardo, con me come sempre c'è Lelia Dani per il commento tecnico. Amici da casa, è tutto pronto per questa super sfida della Serie A. Si affrontano Milan e Sassuolo. La partita di oggi si preannuncia una vera festa per gli occhi. La cornice, guarda, è strepitosa. Le squadre sono pronte a scendere in campo, occhi aperti, perché potremmo assistere a uno spettacolo memorabile. Ecco l'11 titolare del Milan. Si schierano in campo con il più classico dei moduli, il 4-4-2, le linee da 4 per difesa e centrocampo e le due punte che dovranno essere brave a reggere il peso dell'attacco. Sistema equilibrato, capace di fornire un'adeguata copertura in ogni zona del campo, ma senza mai rinunciare a offendere. Lo stadio Meazza a San Siro, se preferite, ci ha aperto le porte per questa gara che si disputa in un impianto iconico che ha fatto la storia di questo sport, davvero la scala del calcio. Il Meazza ha ospitato svariate finali europee, ne cito un paio: il successo dell'Inter di Herrera col Benfica di Eusebio nel 65, il derby tra Real e Atletico del 2016 vinto dai Blancos. Giocare in questo stadio è il sogno di ogni calciatore, lo scenario è unico, il calore del pubblico a due passi dal campo regala emozioni uniche, indescrivibili, che ancora oggi non posso dimenticare. Sassuolo che si schiera in campo con questa formazione. Partono col 4-5-1 di matrice offensiva, che all'occorrenza potrebbe diventare un 4-3-3 alzando i due esterni. Potrebbe essere una delle chiavi del match, Pier. Il loro sostegno in fase di possesso sarà fondamentale per non lasciare isolata l'unica punta. Ha aspettato di capire se ci fosse o meno il vantaggio, poi giustamente ha fischiato. L'arbitro preferisce parlarci su, niente giallo in questa circostanza. Sono d'accordo, mi piacciono gli arbitri che dialogano con i giocatori per spiegare le loro decisioni, aiuta secondo me anche a stemperare gli animi in campo. C'è il tocco corto. Che sì. Si salva il portiere, ma non è finita. Pulisce la tre quarti evitando guai peggiori. Palla buona per Mbappé. Ferma l'attaccante, ma non è finita. Una grandissima parata questa. Il Milan sta attraversando un buon momento anche dal punto di vista fisico, come dimostra il successo nell'ultimo match contro l'Empoli. Ti chiedo un pronostico sulla gara di oggi. Hanno rifilato un secco 3-0 fuori casa nell'ultima partita. Li vedo carichi, sono concentrati al punto giusto. Secondo me hanno qualcosa in più dei loro avversari per fare la partita. Li vedo favoriti per la vittoria finale. De Jong. Lottin. Può essere la chance per andare avanti. È arrivato subito il gol dell'1-0. Ecco il replay del gol, da sottolineare il senso della posizione e la freddezza con cui ho controllato la palla prima di spedirla in fondo alla rete. Sono in vantaggio, allenatore che appare soddisfatto della prestazione dei suoi. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Capisce tutto e intercetta il passaggio.
sbaglia la misura del passaggio, possesso perso. Tiro intercettato. Mbappé. Entrata decisa. Attende il momento giusto per scaricare il pallone. Gran palla qui per il compagno. Tutto fermo, fuori gioco anche se di poco, ma la chiamata sembra corretta. Sembrava poter sfuggire alla morsa della difesa, ma non ha fatto i conti con l'occhio vigile dell'assistente, Pierre. Mbappé. Vantaggio che non si è concretizzato e dunque l'arbitro assegna il calcio di punizione. Rafael Leão. Attenzione, passa il difensore. Sembrava già fatta per il gol del doppio vantaggio, ma ha sprecato tutto sul più bello. Tentativo da dimenticare e alla svelta. Da lì doveva almeno prendere la porta. Prova a venire avanti. Azione che sfuma e minaccia sventata. Intervento chiaramente falloso, può starci anche il cartellino, vediamo. Ennesima scorrettezza, stavolta l'arbitro ha estratto il cartellino. Forse più per la somma di falli che per questo intervento in particolare. Pensava di farla franca anche stavolta, invece è arrivata la munizione ed è meritata. È entrato bene qui con decisione. A metri per avanzare. Occhio al traversone. Portiere che si oppone alla grande a questa conclusione. Voce, miracoli. Era più facile prendere gol qui che salvarsi, eh? Palla in area di rigore. Recupera senza problemi il portiere. Sarà calcio di punizione per il Milan. Le indiscrezioni si erano in corso e adesso c'è l'ufficialità. Niklas Süle è stato ceduto al Manchester United. Lo stavano seguendo già da un po' di tempo ed era uno dei nomi segnalati ai dirigenti proprio dal tecnico. È un ottimo acquisto, Pierre. Serviva un giocatore in grado di alzare la qualità della rosa. Palla in out. Obiang. Magnanelli. Scelgono il fraseggio, ma forse dovrebbero alzare un po' il ritmo se vogliono trovare il pari. Altri 120 secondi da giocare. Arriva già un giallo, attenzione, può arrivare il secondo. Azione punita con il giallo, il secondo per lui oggi. E adesso deve abbandonare il campo. Un'espulsione che non farà felici i compagni. E il tecnico ora è costretto a ridisegnare la squadra. Avanza sulla tre quarti. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Un Mbappé favoloso nel primo tempo, da incorniciare la sua prestazione. Può essere soddisfatto della sua prova. Ha chiuso avanti la prima frazione grazie a un suo gol. E a parte questo, si è dato parecchio da fare.
Comincia ora il secondo tempo. Pallone che viene intercettato. Occhio al pressing. Andiamo in studio perché c'è una novità che riguarda il match della Sampdoria. Prima rete della partita per la Sampdoria. Il gol è stato realizzato da Francesco Caputo. Difesa inguardabile nell'occasione. Ha potuto concludere indisturbato e siamo sicuri che il tecnico non sarà affatto contento. Risultato che torna dunque in parità. 1-1 al minuto 47. Perfetto, grazie. Tiro intercettato. Possono ripartire, attenzione. Difesa un po' aperta qui, attenzione, pericolo. Magnanelli. Questo è il programma della prossima giornata su EA TV. A sfidarsi saranno Milan e Torino. Due squadre che giocano un calcio propositivo. Preferiscono attaccare piuttosto che difendersi. Lo spettacolo dovrebbe essere assicurato. Rafael Leão. Aggiornamento sul match del Napoli perché ha cambiato qualcosa, sentiamo. Prima rete del match per il Napoli. Occasione. Pericolo scampato. Il portiere si è posto da campione il tentativo di poco fa, salvando la propria squadra da un gol certo. È una parata davvero straordinaria. Magnanelli, attenzione. Berardi. Ferma la conclusione avversaria. Serginio Dest. Un altro match che nessuno vuole perdersi, in arrivo qui su EA TV. Attenzione a Holland. Palla che si infila dopo il tocco sulla traversa. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura e ha trovato tempo e spazio per battere a rete. Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per 2-0. Perde palla Mbappé. Dagba. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. La spinta rossonera lungo la fascia. Brutta difesa, qui palla ancora pericolosa. Sventa la minaccia. Mi chiedono la linea perché è cambiato il punteggio nel match della Sampdoria. Sentiamo come. È arrivata la seconda rete per la Sampdoria. Il gol è stato realizzato da Francesco Caputo. Doppietta per lui. Conclusione sulla quale il portiere non ha potuto nulla. C'è stato anche uno sfortunato tocco decisivo. 3-2 il risultato. Sono passati 79 minuti. Grazie, puntuale come sempre. Che sì. Ecco De Jong. Rafael Leão. Palla riconquistata dagli avversari. Occhio alla ripartenza. Occasione per il contropiede. Possono far male. Ci sono ancora 2 minuti da giocare. Ecco Mbappé. C'è spazio per lui. E c'è il gol. Quello della sicurezza. Sono avanti di 3 adesso. Azione del gol da rivedere. Micidiale nell'1 contro 1. La
saltato il proprio marcatore e poi ha infilato imparabilmente il portiere. Fischia l'arbitro, gara che finisce col successo della squadra di casa, 3 punti importanti. Un successo strameritato, rotondo, mai in discussione. Hanno preso in mano il pallino dal primo minuto e non l'hanno più mollato. Tra i migliori in campo quest'oggi Mbappé, incontenibile, ma non è una notizia. C'è la sua firma su questa vittoria, Pier. Per lui una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno. E i difensori se lo sogneranno anche stanotte. È stato un vero incubo per loro.